Il glicine di Piazzale Baiamonti è salvo, ma questo non basta a placare le proteste. Il Comitato Baiamonti Verde Comune si dice insoddisfatto della trovata risolutiva di Sala. Il sindaco infatti aveva annunciato che il glicine sarebbe stato salvato, lasciando fuori però gli altri tre alberi e l'adiacente circolo Reduci e Combattenti, abituale luogo di ritrovo degli abitanti della zona, che subirà una riduzione dell'area esterna. La vittoria di ieri per noi è un fatto positivo. Però è anche un po' una vittoria di Pirro, diciamo, un compromesso a ribasso. Diciamo che questa battaglia per salvare quattro piante a noi sembra un po' riduttiva, perché qui la questione non è salvare i singoli elementi botanici, la questione è proprio diciamo salvaguardare le aree verdi, le infrastrutture verdi della città. Quindi noi parliamo non di singole piante, ma parliamo di aree verdi. Contrariamente al tanto entusiasmo che c'è stato, che però non ha cambiato niente, perché dire che tagliano tre alberi su cinque è negativo e dire che si salvano due alberi su cinque è positivo, per noi non è cambiato niente. Noi siamo qui e ci stiamo battendo da metà del decennio scorso perché quest'area qui diventi effettivamente verde, che venga congiunta al resto del giardino e che sia fruibile dai cittadini. Se vogliamo fare qualcosa che richiami la Resistenza, facciamo il Bosco della Resistenza e il Museo della Resistenza facciamo in uno degli edifici già esistenti. Il Comitato è favorevole alla realizzazione del Museo della Resistenza, ma pone delle alternative. Allora, noi siamo d'accordo per avere un Museo della Resistenza a Milano, però noi chiediamo che anche qui si ragioni in maniera ecologica, e cioè che si utilizzino delle tecniche di architettura circolare che prevedono proprio il recupero e la riconversione dei numerosi edifici dismessi che ci sono nel comune di Milano, anche qua in centro. Di conseguenza noi chiediamo che uno spazio più grande in un edificio degno, diciamo, potrebbe sicuramente essere meglio. Noi siamo molto favorevoli al Museo della Resistenza, sono anni che lo diciamo, io sono anche iscritta all'AMPI, ma non un Museo della Resistenza che è nato per uffici e che adesso viene un po' trasformato per farne un Museo della Resistenza, ma i resistenti volevano un'Italia migliore, non un'Italia di cemento. Sono un'anziana che vive nel quartiere e vengo qui sempre a sedermi, a parlare con altre persone e esco dall'isolamento della casa. Quindi penso che questo verde deve rimanere. Sì, no, il Museo della Resistenza si deve fare. Qui c'è lo scalo Farini a due passi, c'è tanto di quello spazio. Nel frattempo in mattinata i funzionari del Comune di Milano si sono recati nel giardino di Via Montello per la presa in consegna dell'area, con qualche momento di tensione tra gli ambientalisti e i rappresentanti del Comune. Il glicine, i quattro tigli, il giardino e il circolo continuano quindi ad essere al centro del dibattito cittadino. I prossimi passi formali saranno, come comunicato dai funzionari presenti, quelli della consegna della zona al Ministero della Cultura competente in materia, che provvederà ad avviare fisicamente il cantiere e i lavori che porteranno alla costruzione del nuovo Museo della Resistenza.